Ciao ragazzi, allora nuovo video, come sempre video in macchina, sono in pausa dal lavoro e in questo video volevo parlarvi esclusivamente dei prodotti Sien per i piedi. Erano disponibili, mi sembra, la settimana scorsa o due settimane fa da Lidl in limited edition. Sono totalmente quattro prodotti e parliamo della crema illuminante piedi e gambe 1,49€, gel rinfrescante piedi e gambe 1,49€, schiuma per piedi e talloni screpolati 1,79€ e deodorante per piedi 1,49€. Inizialmente ero andata, diciamo, in due Lidl, ma non avevo trovato nulla, anzi in realtà avevo trovato solamente questo prodotto qui, che io ero convinta fosse un deodorante, invece in realtà è una schiuma per i piedi. Quindi non avevo voluto fare questo video proprio perché non sapevo bene informazioni dettagliate e precise su tutti i prodotti. Poi ieri mi sono trovata in un Lidl un po' più tranquillo, meno saccheggiato degli altri, e ho trovato ancora l'espositore abbastanza intatto. Totalmente erano presenti tre prodotti: la crema illuminante piedi e gambe e il gel rinfrescante piedi e gambe e naturalmente la schiuma, che poi successivamente ho deciso di acquistare. In tantissimi mi avete chiesto se questi prodotti hanno un buon inci, di fare un video al riguardo, e quindi dopo avervi detto no ragazze non li ho trovati eccetera eccetera, ora finalmente li ho trovati e quindi sono qui appunto per parlarvene. Alcuni hanno un buon inci, la maggior parte però devo dirvi che purtroppo contengono siliconi. Partiamo subito dalla crema illuminante piedi e gambe. Per farvi capire, poi vi lascio la foto qui, Satin Effect Cream. La confezione contiene 100 ml, è il classico tubicino di una crema per i piedi. Io ragazze ho visto l'inci di questo prodotto, ti contiene dimeticone. Stessa cosa purtroppo anche il gel rinfrescante piedi e gambe, anche questo prezzo 1,49€, e anche questa confezione contiene 100 ml di prodotto ed è quello bianco e blu. Non ho trovato, e sono molto dispiaciuta, il deodorante per i piedi, 200 ml a confezione, è proprio lo spray quello alto, è secondo me il prodotto che più è andato a ruba, anche perché, diciamolo, per questo periodo dell'anno i prodotti gambe, piedi eccetera sono i più in voga e i più venduti. Invece ho trovato l'ultimo prodotto di cui vi parlo, ossia il Foot Cream Foam for Cracked Skin, una schiuma per piedi e talloni screpolati. La confezione contiene 100 ml di prodotto e, a differenza di tutte le altre creme di cui vi ho parlato prima, ha un inci ottimo, non perfetto ma comunque abbastanza buono. A questo dispenser così, poi premendolo, vedete, esce una schiumetta che appunto assomiglia molto alla schiuma per i capelli. Ha un profumo abbastanza fresco e non troppo buono. Io devo dirvi che l'ho utilizzato sia sui miei piedi che su quelli di mio papà e entrambi ci siamo trovati molto bene, perché secondo me è un prodotto molto adatto a piedi talloni secchi e screpolati. La prima volta che l'ho aperto è uscita tantissima schiuma, quindi io vi consiglio, quando premete, di essere molto delicati. Secondo me comunque per l'estate o per chi soffre di piedi e talloni screpolati è un'ottima alternativa alla crema piedi, si assorbe molto facilmente, lascia la sensazione appiccicosa pochissimo e di questo veramente sono molto contenta. Comunque ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, se vi siete trovate bene o meno. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!